accoglie migliaia di persone ad ogni sera e infine si continua per tutta la notte per le strade della città fino allo sperone, dove in pratica la gente fino all'alba continua a ballare la tarantella. E il ritmo che accompagnava sicuramente tutti i momenti più salienti della vita contadina degli artigiani di tutti i paesi della Calabria e del sud Italia. Cioè, tarantella, parliamo anche di questo ritmo terzinato che poi si distingue nelle varie zone. Hanno tutte e due una ronda, soltanto che nella tarantella calabrese c'è il mastro da ballo al centro, che è quello che decide chi deve entrare e uscire per ballare, mentre nella pizzica talentina c'è la tarantata, che veniva praticamente, erano un uomo o una donna che venivano morti da un ragno e ballavano per giorni per buttare fuori il veleno. La tarantella calabrese è una danza di corteggiamento, ha dei codici di coppia che sono precisi ed è una danza assolutamente composta e piccola, così come la pizzica salentina, mentre la tamburetta campana ha una musicalità e un movimento molto più africano, sono movimenti più di terra legati all'agricoltura e anche le gestualità derivano dai gesti dei contadini. La rinascita di interesse nei confronti della tarantella è degli ultimi 20 anni. Probabilmente si tratta di una moda, ma una moda che si ricollega al folklore più autentico. E questa danza che era in casa, era fatta in una piazza per la comunità, e abbiamo messo questo spettacolo sul palco. Dal palco si poga e si ascolta la musica col basso elettrico, quindi abbiamo modificato ciò che era la natura di questa danza, come la pizzica, come la tamburiata, si vede tutta la musica del sud Italia. Grazie a questo movimento la gente si è avvicinata alle tradizioni, ma non conoscendole. La chitarra battente è stata in Calabria lo strumento elettivo dei contadini e persone di estrazione contadina costituiscono ancora il tessuto di suonatori di chitarra battente che ha imparato a suonare lo strumento dalle generazioni precedenti. A Caulonia è tutto il paese che pulsa di una musicalità diffusa e contaminata anche col rock, come dimostra la presenza di Edoardo Bennato. La tradizione è importante, purché sia coniugata con l'attualità. L'ironia, la chiave dell'ironia, è sempre stata fondamentale. È l'unico modo per scardinare i luoghi comuni, per scardinare gli stereotipi, le convenzioni. Il compito della musica, sia che sia folk, sia che sia rock, è quello, scardinare i luoghi comuni. Le zampine le chiamiamo le ceramegge, è composto da 5 canne che suonano contemporaneamente, di cui 2 sono le canne della melodia. Per suonare si usa l'otre, che fa da riserva d'aria nel cambio del respiro. Questa è la lira calabrese, è uno strumento realizzato con un pezzo unico di legno, in questo caso olivo, vedete? Ed è la particolarità di questo strumento è questa, che è l'anima che è realizzata in canna e serve a trasmettere, ad amplificare praticamente lo strumento. Questa musica è diventata una musica da ballo su cui i ragazzi, i giovani ballano in alternativa a ballare musica pop o rock, insomma. E la ballano specialmente nel mezzogiorno, la ballano con un orgoglio di aver recuperato un pezzo importante della loro tradizione culturale. Che l'interesse suscitato dalla tarantella sia una moda è probabile, e tuttavia si tratta di una moda che affonda le sue radici molto indietro nel tempo e soprattutto si diffonde senza passare quasi mai dai media tradizionali. Per la nostra rubrica dedicata alla fotografia, le